This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. Trascinavo quel pezzo di legno e dopo averlo nascosto o abbandonato, entrai nel buco grande della parete, chiuso solo da un velo nero pieno di mosche. Mi trovo ora nel buio della stanza dove si dormiva. Si mangiava pane e olive, pane e cipolla. Si cucinava solo la domenica. Mia madre, con gli occhi dilatati dal silenzio, cuce in un cantone. Non parla mai mia madre, o urla o tace. Mia sorella, seduta in terra, la fissa da due fessure buie seppellite nel grasso. Tutta la vita, almeno quanto durò la loro vita, la seguì sempre fissandola a quel modo. E se mia madre, cosa rara, usciva, bisognava chiuderla nello stanzino del cesso, perché non voleva saperne di staccarsi da lei. E quello stanzino urlava, si strappava i capelli, si sbatteva la testa ai muri, fino a che lei, mia madre, non tornava, la prendeva tra le braccia e la carezzava. Per anni l'avevo sentita urlare così, sino al giorno che, stanca di trascinare quel legno, buttata in terra, avvertì a sentirla gridare come una dolcezza in tutto il corpo. Dolcezza che si tramutò presto in brividi di piacere, tanto che piano piano, tutti i giorni, cominciai a sperare che mia madre uscisse e l'orecchio alle porte, godere di quegli urli. Quando accadeva, immaginavo che si lacerasse la carne, si ferisse, e fu così che, seguendo le mani spinte dagli urli, scoprì toccandomi là dove esce la pipì che si provava un godimento più grande che a mangiare il pane fresco, la frutta. No, entrava la lama fra le cosce tremanti dell'agnello, la mano grande affondava nel sangue per dividere, separare, e lei sarebbe sulle tavole del letto, a pezzi. Non si vedeva niente. Il sole era calato. O lei era già morta, tagliata a pezzi come l'agnello. Il dolore del coltello era ancora lì e saliva su per l'ombelico, dentro lo stomaco, su, fino al petto che si spaccava. Eppure le braccia si muovevano, anche il petto era intatto, anche la pancia intatta. Solo sotto la pancia la carne tagliata bruciava e qualcosa di denso e liscio, un liquido strano colava. Non è pipì, è sangue. Era meglio restare ferma con gli occhi chiusi e dormire. Ma il sole mi spacca la testa e devo aprire gli occhi. Ma quel bagliore non è il sole, è il lume petrolio che la mamma aveva messo prima di quell'uomo nudo che dormiva e il sangue che faceva male. Io prima ero una bambina, ora sono diventata femmina. Devo stare attenta. Quello si muove. Devo scappare. Dove vado? Fuori è buio. Nello stanzino. Bastava girare la chiave e rifugiarsi fra le braccia della mamma. Ma nessun rumore viene da quella porta. E poi la mamma non mi aveva mai abbracciato, solo Tina abbracciava lei. Anche ora, con l'orecchio inchiollato al legno, si sente il respiro di loro due abbracciate. Il respiro pesante di Tina e il respiro leggero della mamma, come ogni sera nel letto grande, io ai piedi e loro due abbracciate nel verso giusto. No, non avrebbe aperto la porta.
Voleva solo vedere se anche lì in terra stavano abbracciate. Con il lume. Voglio vedere se dalle fessure si vede qualcosa. Niente. Non si vede niente. Le devo svegliare. Con la lampada a petrolio le devo svegliare. Basta posare la lampada vicino alla porta e togliere il vetro che protegge la fiamma, che quella, come il sole, già mi spacca la fronte se non arretro e subito guizza sul legno secco d'arsura. Erano mesi che non pioveva. È compiuto, è concluso, è terminato, s'è consumato l'incendio, s'è fermato, s'è chiuso il cerchio pietrificato, il tempo s'è fermato. È consumato il delitto, si è bruciato il ricordo, l'ansia è cessata. Una coltre di lava ha sigillato ogni cranio, ogni orbita svuotata, ogni bocca nel grido ha sigillato. Si è chiuso il cerchio, niente. Osa varcare il silenzio di lava. Le formiche girano intorno al rogo spento.